Buongiorno, sto cercando di recuperare queste occhiaie, ma stamattina la vedo dura, la vedo molto dura. Niente funziona, neanche il trucco migliore, però almeno ci ho provato. Mattina presto sto per svegliare anche Alessandra per andare a scuola. Niente, quindi mi sto dando una sistemata anche perché oggi vorrei girare finalmente anche il video ask mi aspetta da un po'. Sono giorni che non vlogo, tra l'altro, e mi siete mancate tantissimo, ma sono stata veramente male. Sono stata male di nuovo. Nel senso che appunto scorsa settimana ho avuto un episodio di cistite. Sapete quanto è brutto per noi donne avere la cistite? Terribile, ragazzi, terribile. Io non ne soffro solitamente, cioè non penso che l'ultima volta mi sia venuta la cistite e sarà 10 anni fa, forse anche di più. È veramente tanto. E quindi così un po' di noia, no? Ecco, comunque ho ricontattato poi la dottoressa perché ovviamente dopo la cura di Monuril, che conoscerete tutti, dopo una settimana, ovvero l'altro ieri, ero di nuovo messa uguale, ho passato una nottata terribile con dei bruciori allucinanti. E quindi niente, l'ho ricontattata e sto facendo una cura di nuovo un po' più forte, più strong. Quindi a sto giro ho detto probabilmente non è riguarita bene e non è bastato il monurile, sei avuto una sorta di ricaduta. Perfetto. E quindi niente, oggi già va meglio, però mi ha detto mi raccomando anche se ti senti meglio non smettere la cura perché altrimenti poi ti ritorno. E quindi niente, sto facendo questa cura, però oggi va lievemente meglio, quindi mi sono sentita di nuovo di girare qualcosa. Metto un attimo l'eyeliner perché concentrazione. Intensa tra l'altro questa perché sono piena di lavoro da fare e ovviamente proprio questa settimana con un sacco di lavoro i bambini comunque sono stati a casa e Ale appunto è rientrata l'altro ieri, solo che appunto ieri non stando bene e ieri mattina ero da sola, non ho portato neanche lei. Ho detto vabbè, teniamo a casa anche lei, tanto non è che fosse ancora al top, 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 proprio perfetta, perché sta bene, però oggi sta nettamente ancora meglio, quindi rientra oggi. E invece Fede, giusto così, per scrupolo, sta ancora oggi al calduccio e rientra domani, ma sta già bene, potrebbe anche rientrare oggi, però così, giusto per sicurezza. Che rientri proprio che anche lui che sta bene, bene, bene domani. Rientra giusto venerdì per confrontarsi anche con i compagni, vedere se ha tutto. Noi devo dire che a differenza delle elementari, comunque come dire.
fatto di questo rossetto è che si stacca. Ogni volta che lo apro, brum! Non mi piace questa cosa, quindi non credo che lo riacquisterò. Però per il resto era carino, solo che direi che è un dettaglio che mi dà alquanto sui nervi che si stacchi la punta del rossetto. E dicevo, rispetto alle elementari, trovo carino il fatto che i professori facciano le foto delle lavagne e le pubblichino su, oddio, un programma che mi sfugge il nome, e quindi è carino perché così chi è assente non rimane mai indietro, quindi si è ricopiato tutti i suoi appunti, tutte le cose. Mi si è rotta l'unghia, porca miseria, anche qua oggi dovrei farle assolutamente, anche perché fine settimana ho un lavoro importante, vorrei avere le mani sistemate bene. E basta, io finisco di truccarmi, ragazze, ci vediamo poi dopo. Tirato fuori già il 100 grammi per me e per Ale perché al mattino fa freddo. Ciao a tutti, guardate le mie trecce di mercoledì. Quindi c'è quando Sofì diventa è mercoledì. C'è sempre le trecce di mercoledì, le trecce di mercoledì. Mamma, cosa c'è anche un po' di... Aspetta, aspetta. Voilà. Perché tu metti te la... Se la vado a buttare. Anche costume sì, che anche io me la metto. Ragazzi, guardate che bella giacca. Andiamo? Sì, ragazzi, adesso li portiamo con noi a scuola. Però non diceva mai. Metto lo zainetto e vado a scuola. Sì, guarda. Sei pronta? Vuoi il bacino alla macchinina? Eccoci, allora
passo ancora un secondo dal supermercato a comprare qualcosa perché non ho più niente in frigo e poi vado a casa. Ovviamente vi porto con me, altrimenti voi che ci state a fargli? Venite con me, non lo so. Ho dimenticato gli occhiali da sole. Che odio ragazze. Guidare senza occhiali da sole. Mannaggia. Tornata, ce l'abbiamo fatta. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Sono andata appunto al Carrefour perché volevo i bollini degli Avengers, quindi sono andata lì. Allora, due pacchi di pane, questa qua della Morato, e ne ho presi due. Poi ho preso, era in offerta, lì trovo sempre in offerta la mozzarella, infatti quando devo prenderla vado lì perché altrimenti costano veramente sempre di più queste mozzarelle. Poi ho preso questi ravioli ai funghi che mi ispiravano ed erano in offerta. Poi ho preso due pacchi di... aspettate, qua ci sono appunto i bollini e lo scontrino. Due pacchi di, però l'altro nell'altro sacchetto, vabbè, dopo lo trovo, comunque di peperoni rossi, gialli, insomma, ho preso due pacchetti con uno giallo e uno rosso, un sacchettino di carote, perché in questi giorni volevo fare la vellutata di carote e quindi le ho prese, cuori di bue, solo quattro, perché sennò puntualmente mi vanno a male, ragazze. Un deodorante, ho voluto provare questo qua tipo roll, vedere come mi trovo per insomma togliere un po', sì, la mia unghia rotta è bellissima, devo rifarle, per togliere un po' quello spray, cambiare un pochettino insomma, anche se quello spray io prendo sempre zero alcol, zero alluminio, zero di tutto, però sarebbe preferibile questi qua stick, diciamo roll. Poi ho preso questi qua per i bambini, mi piacevano, mi ispiravano. Questi qua avevano anche subito il codice sconto in cassa, spero l'abbia passato, anche se ho l'impressione di no, ma non importa. Amemi, crescere insieme, i bocconcini di mozzarella. Yo-yo, che piacciono sia ad Ale che a Bubi. Poi ho preso due pacchettini di insalata, io quando c'è questa prendo sempre questa perché costa poco ed è buona. Ed è anche nella vaschetta, quindi non si spappola proprio nel sacchetto, il che è ottimale. Costa 1 euro ed è sempre quella mix, questa qua. Ne ho prese due. Poi abbiamo ancora i Babybel che ho ripreso. Stavolta ho trovato anche Minnie, perché Ale si chiedeva perché nell'altra confezione non ci fosse Minnie e qua c'era Minnie. E quindi gli ho preso anche di nuovo i Babybel. Poi ho preso di nuovo la nocciolata, ragazze, perché vorrei, dopo questi giorni in cui sono stata male, stop. E ho anche risentito la nutrizionista e ho prenotato la visita ad ottobre. Quindi manca poco e non vedo l'ora, sinceramente, perché in tante mi avete scritto, apro piccola parentesi, in tante, due o tre di voi mi hanno scritto, però se tu smetti e riprendi continuamente è perché è una dieta difficile, assolutamente no, anzi ero andata benissimo e anche per diversi mesi avevo perso tanti chili. Il problema mio è un altro, cioè il mio è proprio un problema personale, non c'entra, io posso fare qualunque dieta, facile, difficile, io arrivo a un punto dove casco, cioè proprio dove cedo e è proprio un problema il mio, che per nervoso, per un po' d'ansia, per qualsiasi problema io possa avere, mi butto su queste cose. Questo è un mio problema, cioè non c'entra nulla il tipo di dieta, il tipo di nutrizionista, come mi trovo con la nutrizionista,
non c'entra nulla, cioè ovvio se mi trovo male con la nutrizionista il problema è amplificato, ma non è questo il caso, assolutamente, infatti ho ricontattato proprio privatamente la dottoressa Paola con cui mi sono sempre trovata bene, lei sa di questo mio problema, lei sa che io quando sparisco è perché ho di nuovo il mio momento, no, dove ho voluto godermi l'estate, quello ci sta perché non è... Ho imparato anche grazie a dottoressa Paola che non è una dieta, ma deve essere uno stile di vita, prenderla con filosofia, non privarsi tutto, togliersi ogni sorta di zucchero, ogni sorta di chicco di pasta, quello è sbagliatissimo e vi invito a non farlo perché tanto prima o poi si cede in questa maniera, ma io non cedo per questo perché la dottoressa mi dà di tutto e di più, mi ha proprio insegnato che si può mangiare tutto, l'importante è moderare le quantità e soprattutto scandire bene i pasti. E il mio è proprio un problema mio personale che non c'entra assolutamente nulla col tipo di nutrizione, col tipo di dieta, col tipo di stile di vita, è proprio un problema qui che vedo il cibo come consolazione, quindi quando dico c'ho già questo, quello, quell'altro a cui pensare, ma va a quel paese tutto quanto e mangio. Quindi è proprio un mio cedimento, cioè io sono una donna molto forte, molto costante e tenace su tutto, cioè proprio ho delle spalle larghissime, non mi fa paura nulla, ma quando comunque ho tante cose da fare, sono stressata, cado in queste cose che comunque mi fanno male. Voi direte non le comprare, però con due bambini capite bene che con Riccardo comunque in questo periodo della sua vita gli frega niente della dieta, le cose in casa ci sono, io le vedo e tac, rovinata. Poi comunque mi sono goduta le ferie, perché comunque vi direi una bugia, l'avete visto, me le sono godute, quindi il gelato, piuttosto che quando siamo andati il weekend a Gardaland, cioè il weekend, non era weekend, comunque settimana, ma 2 giorni, 3 a Gardaland, e quindi sinceramente non ho badato a nulla, mi sono goduta proprio l'estate, però ora, ragazze, appunto in vista del Natale, di tante cose buone che poi si mangeranno a Natale, visto che voglio godermi il Natale con la mia famiglia, devo rimettere un attimino a regime, perché sennò inizio, tutte le belle magliette che avevo comprato iniziano ad essere un po' che tirano, quindi si riparte, quindi ho prenotato dalla mia dottoressa e non vedo l'ora di ripartire bene. Lei sa già tutto il mio caso, ci siamo già viste anche di persona, quindi abbiamo appunto un colloquio poi i primi di ottobre e comunque vi terrò aggiornate e rifaremo qualche ricetta light che fa sempre piacere, no? Magari comunque autunnale con la zucca, con cose sfiziose, ma light per stare un po' in forma, mettiamoci insieme in forma magari prima delle feste natalizie. Comunque, quindi proprio per questo ho ripreso la nocciolata perché ovviamente prima c'era la Nutella, mangiavo quella e non va bene. Poi ho preso aglio che avevo terminato, ho preso le zucchine, stavo per prendere quelle chiare per abitudine, ma la dottoressa Paola mi aveva insegnato che sono meglio quelle scure e quindi ve le consiglio anche a voi, sono buone uguali, anche io pensavo, oddio, fanno, non sono buone, fanno schifo, non si dice, però non sono buone come quelle chiare, invece sono buonissime, cioè non ho trovato sinceramente così grandi differenze. Poi ho preso questa pasta ripiena tipo ravioli al brasato, questi qua, 2 pacchettini, sono buoni, della Buitoni. Qua c'è l'altra confezione di peperoni. Ah, c'è ancora una busta, aspettate. Aspettate che li tolgo un attimo perché danno fastidio. Poi abbiamo plum cake con un nuovo pack, fatto così, un po' stile retro, con la vecchia solita classica immagine mulino bianco. Con di nuovo sorpresine collection. Ah, ecco, no, figurati. No, pensavo si fosse tornato come negli anni 90, dove mettevano la sorpresina nel pacchetto. Invece no, raccogli i codici e ricevi le gommine. E c'è, se raccogli 6 codici, ricevi in regalo un set da 6 gommine, che dovrebbero essere queste qua che vedete nel... Vabbè. Comunque, 4 mele della Melinda da
reintegrare anche con un po' di frutta. Poi ho preso due briochine che si sono ben spappolate per farci colazione con Fede, perché Ricky mi ha dato il cambio, è andato a lavoro e io adesso sono con Fede e mi faccio colazione. Poi cereali della Kellogg's Extra, questi qua piacciono a Fede, glieli ho presi. Poi ho preso... Eh? Extra, quelli che piacciono a te, tipo muesli. Mi sta facendo un sorriso a mille denti. Poi due sughi alla matriciana. Ne ho presi due perché puntualmente con un barattolo Riccardo vuole, da buon siciliano, tanto sugo sulla pasta, e quando gli faccio vedere che ho preso solo un barattolino mi guarda male, mi guarda così, e quindi ne ho presi due. Ho preso i Mister Day per la scuola, visto che anche Fede domani rientra a scuola, poteva entrare anche oggi, però per sicurezza l'abbiamo tenuto ancora oggi, che così si riprende bene, tanto come vi accennavo stamattina, carina questa scuola perché appunto ti tiene aggiornato su tutto, addirittura la foto della lavagna, quindi Fede si è potuto copiare i suoi appunti. Poi, dai su, metti a fuoco, certosa, stracchino era in offerta anche questa, un euro e qualcosa, il burro, Fede, il burro, infatti dico burro perché dovete sapere che io ieri, nonostante non stessi bene, adesso vi racconto, M&M's, cioccolata M&M's, ho fatto così, e poi ultimo ma non meno importante, cereali, perché non avevo più nulla per la colazione, e questi insomma piacciono abbastanza a tutti, ho preso questi, anche perché veramente questi cereali hanno dei prezzi 5 euro una scatola di cereali, e quindi ho preso quello che, c'è un moschino che ce l'ha con me, che costava, che comunque costava un po' meno, insomma che convenisse e che ci piacesse. Dicevo, dovete sapere che io ieri avevo voglia di cheesecake, no? Però non avevo più il burro finito, quindi con Fede abbiamo indagato un po', forse queste clip le avevate anche viste nei giorni scorsi, dove indagavamo su una ricetta di cheesecake senza burro. Aveva trovato un'equivalenza, quindi quanto olio mettere al posto del burro. Poi per una serie di motivi, forse non ero stata bene neanche lì, non l'ho fatta. Ieri mi è preso il trip, ma la spesa ancora non l'avevamo fatta. Comunque Riccardo è sempre a lavoro, io non ero stata bene, quindi niente spesa. Sta di fatto che volevo fare tutti i costi sta cheesecake. Ho trovato una ricetta dove diceva che con 250 grammi di digestivi biscotti, l'equivalenza era appunto 100 grammi di olio. A me sembrava un po' troppo, sinceramente, però ho detto vabbè. Una volta frullati questi biscotti, vado ad aggiungere appunto i miei 100 grammi di olio con la bilancina e tutto, ma vedevo che erano un po' troppi, quindi mi sono fermata ad 80. E nonostante ciò non era venuta comunque, cioè non era un collante per i biscotti, era già un po' un pappone, ho detto vabbè. L'ho messo sulla teglia, l'ho messo, quindi ho fatto la base biscotto, l'ho messa in frigo, ho preparato con la panna, ho montato un po' la panna con il Philadelphia, lo zucchero eccetera, e ho fatto il ripieno appunto per la cheesecake, che ovviamente è cheesecake a base di formaggio e panna. E quindi ho riposto in frigo anche dopo aver messo il ripieno di nuovo tutto in frigo, e poi dicevo di far scaldare un po' in pentolino la marmellata, una volta che la torta è fredda e una volta che la marmellata si è raffreddata, versare sopra. Ragazzi, ieri dopo cena abbiamo mangiato, provato a mangiare, sì, là dove è collassato il sacchetto dei libri, perché ieri abbiamo ritirato altri libri e pagato relative nuove fodere per i libri, ma ciò che mi insegna è che non è per tutti questa spesa. Comunque, lasciamo perdere, quindi sta di fatto, ragazze, che questa torta, allora, era buona, però la base sapeva veramente troppo di olio d'oliva. E quindi, niente, ragazze, abbiamo mangiato una fetta a testa a fatica e poi l'abbiamo buttata. Mi dispiace un sacco perché odio gli sprechi, ma niente, non mi hanno tutti detto ci hai provato, dai, non stavi bene, però delusione totale. Quindi questo è per dirvi, non fate mai cheesecake senza il burro nella base biscotto, perché no,
mancava proprio un qualcosa e questa base di biscotto sapeva troppo d'olio. E mi sono fermata a 80, pensate se avessi messo 100 come diceva la ricetta, quindi vabbè. Comunque, detto questo, vado a sistemare la spesa, faccio colazione con... E anche con la gelatina. Ah, è vero, non avevo neanche la gelatina in fogli, giusto, perché metà panna andrebbe messa col formaggio e metà panna andava scaldata in pentolino con la gelatina e io non avevo la gelatina. Ma poi comunque è venuta troppo sottile, cioè c'era lo stesso strato di biscotto, era lo stesso strato di formaggio, cioè proprio c'andava una teglia più piccola. Ho toppato la ricetta, ragazze, ho scelto proprio una ricetta sbagliata e quindi... Niente, disastro totale. Sono qua, ok. Noi andiamo a far colazione con le brioche spappolate, specialmente questa, che ovviamente io come sempre, non so voi se lo fate, ma io quando c'è qualcosa di rotto, quando mi viene qualcosa male, me lo cucco io e agli altri lascio sempre la cosa carina e coccolosa. L'amore di una mamma, va bene così. A dopo! Tornata, ho preso Ale tutto quanto, adesso sto pranzando con Fede perché Ale ha già mangiato a scuola. E buoni, sì. Questi raviolini ai funghi. Non è male. Mischiala, buono. Sì, a me piace sopra il formaggio. Poi dopo faccio un altro giro di parmigiano. Non so perché, non mi dispiace. Buon appetito. Buon appetito.